60 relatori, fra cui alcuni ministri, per Feuromed, il primo festival dell'economia europea e mediterranea in corso al Maschio Angioino fino a sabato. Presentato a Palazzo San Giacomo, il convegno è organizzato dalla Commissione europea, dal Parlamento europeo e dal quotidiano del Sud, L'altra voce dell'Italia, col patrocinio del Comune di Napoli. Si tratta di far capire che è successo qualcosa nel mondo, che i carri armati russi in Ucraina hanno messo in crisi l'asse tradizionale est-ovest e quello che una volta si chiamava tubo e adesso si chiama elettrodotto è l'unico che può portare dal sud Italia e dal nord dell'Africa l'energia che serve all'industria del nord per continuare a produrre. E forse queste grandi reti serviranno da qui a qualche tempo per fare continuare a produrre la grande manifattura tedesca. La rete dei porti, la rete dell'energia, la rete soprattutto delle università e delle scuole, la capacità di costruire una grande rete di scuole tecniche di università nel Mediterraneo, vuol dire formare una nuova classe dirigente. In un momento in cui visibilmente c'è un vuoto di capacità di direzione in tutta Europa. Il tema cardinale di Feuromed è il ruolo del Mezzogiorno per la logistica dell'energia, per l'industria del mare e per le reti di trasporto fra il Mediterraneo e l'Europa. Il convegno costituisce un'occasione di incontro fra la politica e l'impresa, rappresentata da 20 amministratori e presidenti di grandi aziende. C'è bisogno di riprendere un discorso di sviluppo congiunto, di sviluppo anche politico delle nostre relazioni con l'Africa, ma soprattutto di sviluppo economico. E tutto questo ci potrebbe anche, a mio avviso, permettere di cambiare fortemente una narrativa sul Mediterraneo, che oggi è una narrativa drammatica, fatta di sbarchi, fatta di migranti che perdono la vita e che invece con le prospettive che ci sono, ricordava il direttore napoletano prima, c'è una veramente la possibilità di una nuova base di partenza, di un nuovo inizio delle relazioni tra l'Unione Europea e l'Africa, che sono a vantaggio dei paesi europei, che sono a vantaggio anche dell'Italia. È un momento di confronto importante, di discussione con esponenti del mondo politico, del mondo dell'impresa, del mondo delle università, del mondo diciamo, europeo per discutere su una serie di temi strategici e soprattutto su un nuovo posizionamento del Mediterraneo che vede nel Mediterraneo di Napoli come cerniera rispetto a uno sviluppo diverso di tipo energetico, di tipo logistico, ma anche di tipo diciamo, di innovazione tecnologica, anche tenendo conto dei nuovi scenari geopolitici internazionali.